In migliaia si sono alternati davanti al feretro per l'ultimo saluto. C'è chi è riuscito a trattenere le lacrime e chi invece è esploso in un grande pianto. L'addio al sindaco di Polla, Rocco Giuliano, è stato accompagnato da sentimenti diversi, dolore, nostalgia e paura. Nel suo comune ripartire senza di lui non sarà semplice. Giuliano era alla guida dell'ente da 45 anni. Il comune per lui era la sua casa, come ha ricordato il figlio Vincenzo. Non erano per lui i cittadini di Polla, per lui erano la sua grande famiglia. Noi non eravamo la nostra famiglia, noi eravamo un'unica famiglia. Io ero come tutti gli altri suoi cittadini, come mia sorella e la mia famiglia. Commovente l'intervento del vice sindaco Massimo Loviso. Era un uomo onesto, ha detto, capace di trasmettere serenità, un politico attento e scrupoloso, una quercia per tutti noi. Presenti tutte le istituzioni del Vallo di Diano e i maggiori rappresentanti del Partito Socialista, a partire dal segretario nazionale Enzo Maraio. Non è voluto mancare all'ultimo saluto a Rocco Giuliano l'onorevole Edmondo Cirielli e il suo amico di tante avventure, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. È arrivato un'ora prima della cerimonia ed è andato via alla fine degli interventi istituzionali che si sono alternati nell'auditorium della scuola media al fianco del feretro sul quale primeggiava un tappeto di garofani, simbolo del primo ed unico amore politico di Giuliano, il Partito Socialista. La fedeltà è stato il punto di forza dello storico sindaco pollese che si è spento all'età di 75 anni durante un delicato intervento chirurgico. In silenzio il feretro si è fatto spazio tra due cordoni di gente ed ha raggiunto il cimitero per la benedizione, una funzione presieduta dal vescovo De Luca che si è svolta a cancelli chiusi e in forma privata. Grazie.